Ok, ho iniziato a registrare. Ciao Ania. Ciao Lucio, gin dobre. Gindobre, oh mamma, Gin dobre. dimmi cosa vuol dire e fammi lo spelling di Gindobre. Gin dobre sarebbe un ciao, buongiorno. Sì? No, E lo spelling adesso è mi un chiedi tanto. casino. Mi chiedi Zien tanto. Dobri, una roba così. Infattibile. Vai Ania, chiudi gli occhi, rilassati. Pensa solo ad ascoltare da adesso in poi la mia voce, che lentamente, inesorabilmente ti guida verso questo viaggio. Ascolta la mia voce. Inspira ed espira lentamente al ritmo che più ti confà. Si confate. E preparati a iniziare questo atteso, grande, importante viaggio per te. Ora conterò lentamente da 10 a 1 e mentre conto, tu ti rilassi. 10. Nove. Senti il tuo corpo rilassarsi, a iniziare dai piedi. Sempre di più. Si rilassa, si apre. Pesantisce. È sempre più pesante. 8. Sta salendo le ginocchia. Le ginocchia sono pesanti. Sette. Sale questa pesantezza su per le tue gambe ed è già arrivata ai fianchi. Dolce, rilassante. Ti accudisce. Ti prepara. Ti accoglie e ti contiene. Sei. Se dovessi mai sentire rumori dei tuoi animali o movimenti attorno a te, tutto ciò non ti disturberà minimamente. Cinque. Sale, sale, questa pesantezza invade tutto. Tutta la parte frontale del tuo torace, ventre, petto. Lentamente, dolcemente, inesorabilmente. 4. Anche la schiena ora sprofonda nella poltrona. È pesante. Tre. Le spalle e tutte le braccia, tutta la destra,
fino alle mani, tutta la sinistra, fino alla mano sinistra. Tutto questo è pesante. Due. Il collo e la testa sono pesanti. Uno. Pesanti. Ora, Ania, conto da 1 a 3 e vai ancora più in profondità. Vai a uno degli aspetti per cui mi hai contattato, a un ricordo della tua vita o a uno dei tanti sogni che mi hai raccontato. 1, 2, 3. È come se fossi dentro la terra, ma fossi una cosa unica con la terra. Sto prendendo consapevolezza di questo stato, di questo mio stato, e sto venendo fuori dalla terra, diciamo così. Sento da dentro di me che la terra parla e mi dice delle cose, me ne dice tante. Cosa ti dice? Non lo so, perché l'unica cosa che mi riesco a rendere conto è che gliene chiedo sempre di più, di dirmi ancora, 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 ancora in fretta, perché è tutto collegato. Questo è un ricordo, un sogno o una visione di adesso che hai avuto? È un sogno che ho avuto, che sto andando a vedere. Ok, adesso lo modifichiamo, lo vediamo, lo editiamo. Vai dentro la terra e cerca l'origine di queste informazioni, voci. Ok, ho visto delle radici e poi mi appaiono tipo delle immagini non so come definirle, sono tipo delle impersonificazioni di qualcosa che non è diciamo che non è benevolo. Vedo dei canini, Lucio. Vedo dei canini. Dì a questi canini di prendere la loro forma. Di uscire dalla terra, torna fuori dalla terra, sul suolo, e di mettersi di fronte a te.
Ha preso la forma. È una nube, è Anubi. Mi sembra Anubi, sì. E sta di lato. Si fa vedere di lato, ma ha Tipo tipo un filo. forcone. Sì, ha tipo un forcone nero e rosso in mano. Digli di mettersi frontalmente a te, davanti a te e non di profilo. Di che colore hai gli occhi? Aspetta, perché stavo guardandolo ed è marrone. Gli occhi. Marrone come manto? Marrone chiaro, scuro, medio? Marrone chiaro. Mi appare così. Gli occhi. Gli occhi sono tipo da rettile. È presente l'occhio del coccodrillo, tipo. Che razza di cane ricorda? Le orecchie a punta. Ha questo muso lunghissimo. Un po' il Doberman, con un muso Sì. allungato, Sì. Esatto, quindi pelo cortissimo, sì. fattezze da cane, scolpito, ma come dire, sportivo. Sì, esatto, bravo, Lucio, tipo infisicato, però... Ma ha un torace da uomo, cioè ha un Oh, pettorale, sì, per ha i quello... capezzoli. Allora... vedo il petto scolpito, Dio, il capezzolo non lo vedo proprio, però sì, è scolpito sto pettorale. Come si chiama? Non lo so, mi viene... Xienge. Xin qualcosa. Xinge. Sì. Siamo. Ok. È tuo amico o nemico? Non è nessuno. Cosa ci fa lì con te? Non lo so, qualcosa vorrebbe fare con me. Perché ti mostrava i canini? Una sorta di rabbia, però più forse timore, Di cosa? paura, forse di essere scoperto. E Forse di adesso? essere adesso. Eh no, non me li mostra più. È un po'. Ha un po' cambiato. Espressione. No, non proprio espressione, perché in realtà l'espressione non. Cioè, io lo vedo in toto, non riesco a focalizzarlo ancora. In faccia. È come se avesse cambiato un po' la sua postura, un po' più. Allora, prima poteva apparire gonfio, ok? Con questo forcone, molto sicuro di sé, molto gonfio in questo senso qua. Adesso è più sommesso, chiuso, un po' più chiuso in sé. Ok, Ania, questa entità è. Tu hai paura di questa entità? Sì?
No, adesso No? no. Ok. È già venuta a trovarti in altre occasioni? Sì. Quando? Non ti so dire con esattezza, Lucio, ma piuttosto sono andata io a cercarlo. Sono andata io a cercarlo. Ho fatto delle meditazioni, ho fatto dei lavori sul culto egiziano. E Lei fa, quindi non me ne hai parlato prima. ha fatto tante cose. Cosa gli hai chiesto in queste meditazioni in eterico? Quindi non nella meditazione, ma nei fatti. Gli ho chiesto molto semplicemente di rendermi partecipe di quello che è il suo sapere. E quindi ho delegato a questa entità, a questo essere, ho delegato il lavoro, diciamo. Va bene, di a Xinge, o comunque, o comunque si chiami, di chiamare i suoi amici capi. Chiamiamo tutte le entità che interferiscono con te. Mi appare un essere maschile, barbuto, capelluto, con sempre questo forcone che però ha cambiato colore, è più blu, grigio. Poseidone? Vedo delle onde, sì. Poseidone. Poi? È alto basso, com'è? È grande, però al tempo stesso, trovare un'espressione giusta rispetto a quello che sto vedendo, sembra essere inconsistente. È tanto grande quanto inconsistente. È tipo come se con un soffio si potesse disgregare, non so. Poi chi c'è? Non riesco a vedere benissimo, Lucio, ma vedo tipo delle alette, delle ali. Ali di piuma bianche. Digli di venire fuori, via, 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 su, su, su. Dai, su. Dai. Prendilo con le tue mani Ok, energetiche. è un Ok, puttino, Lucio. vediamo. È un puttino, sì. Che facciamo? Guardalo in faccia, usalo come un bambolotto che ti appartiene, è tuo, fai quello che vuoi. Il bambolotto lo metti a testa in giù se ti va, lo guardi in faccia se ti va, lo butti in un angolo se ti va, gli stacchi una piuma e la butti dalla finestra se ti va.
È un cicciobello. Tipo il bambolotto cicciobello. È felice che tu lo tieni tra le tue mani energetiche, che l'hai scovato, che l'hai estratto afferrandolo dalle sue alette. Diciamo che non è proprio che ha cambiato espressione, c'è sempre sto stesso facciotto buonino. Va bene. Mettile tutte queste tue entità, Anubi, Poseidone ed EDL, in un posto a tua scelta. Per esempio, sai quei box per bambini, no? Aperti in alto, ma loro non riescono a scavalcarli, mettili. Crei e li metti lì dentro. Delle dimensioni giuste affinché loro non possano scappare. In ogni caso non possono, perché non lo possono fare se tu non vuoi. Io ho creato questo box un po' trasparente che così li posso vedere. Loro hanno l'illusione di poter uscire, ma in realtà non possono perché è tutto confinato. È come se loro si avvicinassero al confine e vengono ributtati dentro. Va bene, Ania, andiamo a una qualunque delle tue abduction che hai ricordato. Per esempio quella del disco volante nero o quella che vuoi tu. Sì, andiamo a quella del disco volante nero, che è breve e semplice. Allora, mi rendo conto che sono dentro un sogno, quindi mi sveglio nel sogno e vedo, e al centro della mia visuale c'è un disco volante nero grandissimo. Sta atterrando, manca pochissimo al suo atterraggio e io lo guardo e mi esprimo dicendo ok, sto morendo. E come dico questa cosa? Mi sveglio. Torno in questa realtà. Torna indietro, vai al disco volante, ferma il tempo, questa volta lo fai tu, e di a quelli che sono dentro, al capo, sostanzialmente gli altri non ci interessano, di uscire e di mettersi di fronte C'ha una roba bianca, una casacca bianca, una giacca, le stellette, questa persona, questa cosa. a te. È maschile, è Umano, un... è umano. Non del tutto, non del tutto. È un Non so se... militare ibrido. È un militare? Sì, ha qualcosina di umano, ma Come non si è chiama? umano. Non te lo dice? Bravo, non me lo dice, glielo sto ordinando. Riordinaglielo. B, qualcosa con la B. B P di Padova o B di di Bari. Bari. Bene, si chiama B. Chiedigli, ordinagli di dirti adesso, subito, il nome del progetto che sta dietro, che ti riguarda e che sta dietro a questi tuoi rapimenti fisici o eterici. Ti dica anche se sono abduction fisiche o eteriche.
Allora, abduction eteriche, che in quel progetto lì sarebbero potute diventare o dovute diventare fisiche. Vai al dossier che ti riguarda, fatti portare da lui, cioè ordinagli di portarti immediatamente davanti al tuo dossier dove c'è scritto sopra Ania, il tuo cognome, e guarda il nome del progetto, la finalità del progetto. Vedo tante cose, Lucio, ma mi si mischiano. Dimmelo, dimmi cosa vedi. È come se a 360 gradi vedessi tutta una serie di luci. E poi ho questa sorta di Dimmi. Arrivo. No, non stai bene? No, sto benissimo. Vedo tante cose, non so se Prendine una e descrivimela, sennò io non posso aiutarti. giusto. Vedi delle luci? Di che Ok, colore? ho preso qualcosa, c'è questo sto ho preso qualcosa. È sto foglio e c'è scritto Ania. Ah, Lucio, io non. Mi viene, cioè, vedo tipo la migliore di tutti. Ok. È come Benissimo. se questo progetto riguardasse il fatto questo non lo vedo, cioè questo è come se lo sentissi, Lucio. È come se io avessi dovuto fare l'esperienza di saltare da una realtà eterica, trasformarla in fisica per Essere la migliore di tutti. perché dovevo mostrarlo agli altri, insegnarlo agli L'abduction altri. serviva per bloccarti questo è il tuo progetto, non è loro. In qualche modo migliore di tutti o comunque riuscire nelle tue cose, nella tua vita, nei tuoi intenti. Va bene. Cambiamo un attimo pagina, Ania. Andiamo all'entità, a quel qualcuno che chiami, che ti ha detto ciò che meritate per non aver adempiuto ai doveri per voi stessi. Quella visione del flash solare, quel sogno del flash solare, quel sogno che ti ha molto destabilizzato, questa sfera di luce, tutto molto archetipico, tutto molto simbolico, una sfera di luce, una specie di origine del mondo, fine del mondo, forse più fine del mondo, e poi questa voce o questa entità che sempre la ricama su senso di colpa, il peccato originale. Sostanzialmente questo è il peccato originale. Noi siamo cattivi e brutti, non abbiamo fatto il dovere. Questa voce divina, no? Tu sei io, sono Dio, tu sei il sottoposto. Chiamiamola, voglio proprio vedere che faccia questo qui. Allora, Lucio, come lo stavi dicendo, mi è apparsa l'immagine di Gesù e Maria. Gesù è come un sogno che ho fatto per 2 volte quando ero piccola, avevo forse 11-12 anni. In questo sogno era pomeriggio, uscita da scuola, sono tornata a casa, ho mangiato, mi sono addormentata e in questo sogno ho visto
questa Maria che teneva sto Gesù, sto bambino piccolo, che è come un po' il puttino che ho visto prima. La cosa particolare è che avevano gli occhi molto grandi, di un blu che non ho mai visto qua, e sorridevano, ma non vedevo i denti. E l'ho fatto per 2 giorni di seguito, alla stessa ora, ma la cosa è che era talmente reale che ero terrorizzata. Ho chiesto aiuto anche a mamma, ma me la sono dovuta risolvere da sola, diciamo. Chiamalo questo che ha detto la frase. Non pensare più a quanto sei stata male, a quell'episodio lì. Chiama adesso il responsabile di quella frase. Non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siamo poveri scemi. Te l'ho parafrasata. Boh, c'è un è un vecchio. Un vecchio con gli occhiali tipo tondi, ha il naso. È un incrocio tra. Non lo so se fosse la strega di Biancaneve, che è quella vecchia con quel naso, insomma. Vabbè. Sì, mi appare così, è un po' lurido, con questi capelli lunghi. Come si chiama? Gravor, Gavor. Gravor. Sì, una roba così. Cosa ci fa lì con te? Perché ha detto quella frase? È come se mi volesse far credere qualcosa, Cosa? se mi volesse convincere di qualcosa, tenermi lì, in quelle cose, quelle convinzioni. Ok, un po' se. È come se volesse tenermi dentro quella convinzione, tipo, continuo a credere che c'è un bene supremo che ti salverà. Proprio così, Luce. Va bene, questo uomo con la barba, è del primo o del secondo universo? Cosa ti arriva? Due. Secondo universo? Mi arriva due. È il tuo creatore? No. Ma lui dice di sì o no? Lui ci prova. Va bene. Ania, ragioniamo in termini di vibrazione. Vediamo la tua vibrazione. Il numero che arriva con la scala che vuoi va bene. Non è giusto, non è sbagliato. A quanto vibri adesso? Vedo 285 mld. Miliardi. Benissimo. Percentuale di consapevolezza. Vedo 118. Benissimo. La tua anima, il tuo spirito, la tua PS, la tua PE si dividono la torta 100%. A quanto sta adesso la tua anima PS e quanto sta il tuo spirito PE? Anche solo la PS. Un po' di confusione perché vedo 46, ma vedo anche 8 e 6.
Dimmi tu, la PS sta a 46 o a 86?86. Va bene. Numero di tue vite parallele passate. È la stessa cosa. Le vite parallele, le vite precedenti, che sono la stessa cosa. Ho avuto un brivido fortissimo. 1156. Ed infine il dato più importante forse per te, visto che tu ricordi di aver avuto delle abilità energetiche, delle capacità medianiche, percentuale di cervello che stai utilizzando sul 100%. Allora, vedevo tutta una serie di numeri, adesso respirando, mi si ferma a un 94, 94, 94. È un po' tanto. Solitamente si attesta intorno al 10, diciamo 12 è tanto. Abbiamo un cervello disattivato. Quindi questa scala non mi torna molto. O 94 è quello che non usi, quindi sei al 6. E il che O può non è essere? reale quello che vedo. O può essere, 94 può essere che tu vedi quello che non usi. È come avere un hard disk, ma anche se non è proprio un hard disk, hai iniziato a metterci foto e video, è vuoto praticamente. Va bene, direi il 6%. Vai. Babbo Natale del secondo universo, quello che si è fatto quella frase, a quanto vibra solo la vibrazione? Tu stai a 285 miliardi. Non lo so, Lucio. Adesso forse sta andando. Non so, vedo un 4, un 5. 45? Va bene. La vibrazione è sua, la produce lui. Come mi hai detto di guardare questo, io ho visto questo numero. La vibrazione è sua. Mi sembra che la vibrazione faccia parte di quello che è, di come è strutturato, di come è fatto, di come è creato, non so. Lui ha un'anima. Ok. Come mi chiedi così, mi è apparso come un quadro elettrico. Non so. Quindi è un digitale, è un programma. Vedo degli attacchi, sì, vedo degli attacchi dei fili. Vedo questo. Va bene, Ania, chiamiamo un po' di persone. Tutte le persone a te care sono invitate ad assistere alla tua sessione. In automatico assistono già tutto il pezzo svolto finora. Iniziamo con tua mamma, tuo compagno e tutti i tuoi amici. Dimmi se vengono e come li vedi. Allora, mamma viene. È un po' così, un po' incuriosita, come un po' scocciata perché. Perché le tocca, diciamo, tra virgolette, a porre l'attenzione su delle cose che non,
vorrebbe accantonare. Se non vuole, ma lei non deve affrontare niente di se stessa, deve solo venire ad assistere al tuo film. Diciamo che di riflesso questo le permetterebbe e le permetterà di conoscere meglio se stessa. Se non vuole, non viene. Io non sono il medico che glielo ordina. È come se dicesse, vabbè, dai, sì, guardiamo. Il tuo compagno. Il mio compagno viene, molto incuriosito. Sorride. Ma si siede. C'è qualcun altro nel cinema? Sono solo loro due? Sono diverse persone. Le conosci tutte? No, ci sono anche persone che non ricordo, che magari ho incontrato, ma non sono necessariamente persone mie amiche. Tue Sono persone. nemiche? No, conoscenti. Conoscenti, benissimo. Va bene, Ania, tu sai come lavoro. È arrivato il momento di chiamare la persona disincarnata che hai chiesto. Chiamiamo tuo padre, che non c'è più. Contemporaneamente a questo richiamo, apri il portale aureo. Dimmi se lo vedi. E come lo vedi? Lo vedo, lo apro proprio come se fosse un portone tondo con un maniglione che proprio io apro. E vengono fuori dei raggi di luce e vibra tutto. Chiama tuo padre. Ok, eccolo, sei arrivato. Come lo vedi? Lo vedo. È lui, nel senso che ha il viso che aveva nell'incarnazione in cui era mio padre in questa vita, ma è come se fosse un po' trasparente. Beh, non ha più un corpo. Non ha gli occhi proprio felicissimi, nel senso che è come se avesse delle. Si portasse addosso delle cose che lo preoccupano, non so. Cosa gli vuoi dire? Io voglio dire che è stata un'esperienza molto difficile e impegnativa per tutti, per me in particolare. Ma va bene così, perché poi fondamentalmente ho avuto l'opportunità di vedere banalmente, dai, se mi posso esprimere così l'altro lato delle cose, quindi nell'insoddisfazione, nella sofferenza, in tutto quello che ha portato lui a
a comportarsi così, ho visto l'opportunità che poteva dare a me questo tipo di esperienza e ho accettato e ho compreso anzi il fatto che spesse volte si diventa genitori e si dà la vita all'altro senza aver osservato dentro se stessi e visto a che livello si è prima di dare la vita a un altro. Va bene così. Ok, chiama ca accanto a lui quel tuo conoscente morto suicida. Se viene. Viene. Non riesco a vederlo in faccia, ma lo abbraccio. È come se mi dicesse: non ce la facevo più, non ce la facevo più, non ce la facevo più. Io gli sto tenendo le mani, gli dico: va bene così, non. Perché soffri ancora? Non ce la facevi più, hai fatto la tua scelta, va bene così. Adesso non sei più quello. Quella era una parte di te. È come se si fosse un po' alleggerito, si fosse un po' più aperto, più espanso. Mi dice grazie. Indicagli il Oh, portale aureo. ce l'ha di fronte, io ce l'ho di lato a destra. Ma lui ce l'ha di fronte, lo stanno guardando, anche mio padre. Vogliono andare? E stanno già sono attirati da questa luce che è come se fosse. È come se fosse parte di loro, adesso non possono più. Esattamente così. Ok. Sì. Vanno, Lucio, vanno. Va bene, chiudilo. Come ti senti, Ania? Non lo so perché sono felice. Sono proprio felice. Va bene, allora seguiamo questa felicità, andiamo alla tua gestazione, sei nella pancia della mamma. La mamma si chiede come chiamarti, le viene in mente il tuo nome attuale, ti chiede vuoi che ti chiami così? E tu dai due colpi sulla pancia. Causa esoterica del tuo nome. Ah, mi è venuto a ricordati da dove vieni, ricordati e nonostante tutto quello che vivrai, ricordati chi sei, da dove vieni, perché sarà facile impersonificarti in quel corpo, in quella vita e potresti perderti. Viene così. Chi parla? Chi dice queste cose? Io. Anima. Perché? Chi sei? Cosa dovresti ricordarti? Perché tante volte Ania è solo un nome, un insieme di quattro lettere. Non descrive chi sei, da dove vieni. Ci sono tante incarnazioni, ne hai già viste? 1156. Chi parla? È come se fosse un gancio che ho voluto Vai alla vita che costituisce un gancio per questo nome.
Vai lì. Vedo il mare. Vedo il mare. Mi vedo come una vivo in una sorta di isola, pesco, vivo di pesca e di vegetali e ho in mano. Ho in mano una punta lunga con cui pesco dei pesci. Come ti chiami lì? Ah. Mi viene con la K a Caris. 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 Acaris o Caris? No, con la K, Caris. Ok, beh, quindi l'analogia con il nome Anya dov'è? Non c'è. Non c'è. Quindi perché se io ti ho chiesto la causa esoterica del tuo nome, tu hai ricordato questa vita? Ti faccio un'altra domanda. Qual è il significato esoterico di Anya? Al di là della nozione che conosci, Anastasia e così via, e al di là di quello che ti hanno detto, regina del sole. Una cosa come la vedi, non lo so, Lucio, mi viene questo. Una cosa come la vedi, la puoi anche girare al contrario, la puoi girare in ogni senso, ma tornerai sempre come la metti, torni al suo principio. Non lo so. Va bene. Ania, cosa vuoi fare? Vuoi andare al cluster? Andiamo. Vuoi analizzare la causa esoterica dei tuoi blocchi lavorativi, economici? Sono le entità? Sono le entità, posso dire, volute da me, la mia volontà. Sotto forma di entità, però non so perché. Ma quali? Beh, per superarle, per fare l'esperienza di superarle. Rivedo quella essere maschile che sembrava tipo la strega di Biancaneve, rivedo quell'essere lì. Un po' tutti, il militare con le sue abduction, ibrido, Anubi, il punto. L'EDL, la strega di Biancaneve, Poseidone, l'altro del secondo universo. Non si è capito se è lo stesso, ma non importa. Forse lo stesso. Ania, ci sono entità mentali. Sì. Come le vedi? C'è l'entità mentale di c'è fumo che ho Fumo? risolto. Sì, Ah, fumo. il vizio del fumo. Sì, che ho risolto, ma in parte.
Non completamente, perché è come se questa entità che ho utilizzato, che ho scelto di utilizzare, avesse creato una sorta di nuvola morbida dove entrare per non sentire gli spigoli di tutto il resto. Una sorta di insicurezza, Lucio, vedo, ma vedo proprio la parola insicurezza. Due. In una scala da 1 direi a 9, perché 10 è altro. Quanto sta quella del fumo? O tre, ma anche cinque vedo. Eh sì, salta, salta. E l'insicurezza? Insicurezza fa. È stata anche sei. Beh, adesso la vedo. Sul 2, 2, 2 ogni tanto 4, più 2. Bene, quindi non sei più insicura. Ho delle punte ancora, ho delle cose dove a volte ci ritorno, ma è come se avessi capito dove devo scuotermi, dove devo tornare in me. Non so se mi capisci. Ora tu, Ania, hai una possibilità. Chiudiamo qui e ti risolverai da sola le tue entità mentali, o prenderai una piccola scorciatoia e per non smettere di imparare, ma per imparare meglio e più velocemente, ti toglierai questi ostacoli dal percorso. Entità mentali, entità eteriche. Potremmo anche metterci ad analizzare gli impianti eterici, se vuoi lo possiamo fare. Tutto questo appartiene a una struttura di contratti, di accordi che tu hai fatto con l'entità, cioè con te stessa, ma non perché tu sei l'entità, ma perché l'entità l'hai creata tu, sono un costrutto, quella struttura che mi sembra il Poseidone secondo che hai trovato, no? Artificiale, di filamenti, hai detto, qualcosa del genere. Sì. Te lo dimostra, sono filamenti, sono programmi in un gioco programma dove l'unica cosa vera è Anya che ha creato il programma. Ecco, tutto questo tu lo puoi eliminare in un colpo solo, andando in quel posto che noi chiamiamo cluster, dove ci sono i contratti che tu hai stipulato con te stessa, che puoi visualizzare mille modi diversi, ce ne può essere uno, ce ne possono essere veramente tanti, possono essere dei fogli, dei libri, dei vasi, dei mostri, dei Ci sono gatti. delle ampolle di vetro appese a dei rami di alberi. Belle punte. Sono fatte carine, sono fatte sì, carine per essere lì, essere guardate, via. Ma questo è un tuo autotrucco. Sono belle, non le tolgo, sono troppo, le rompo di vetro. Se le tolgo, le rompo, poverine, sono belle. Le tieni? No, non le voglio più, non mi servono più. Come le togli? Voglio piegare quest'immagine come se fosse un lenzuolo, toh, dai, un quadrato, e prendo i lembi e li unisco al vertice. Le brucio, mi piace bruciarle. Con una mano gli do
un imprinting prende fuoco, apro un portale, le faccio risucchiare. Hai bruciato il vetro. Chiudo, la stoppard, la guardo da fuori. Come ha bruciato questa ampolla di vetro? Come brucerebbe nella realtà nostra, quindi un vetro fuso, un liquido vetroso, o hai visto altro? Delle scintille. Che se le guardi dalla nostra dimensione potrebbero essere scintille, pezzi di vetro molto piccoli che esplodono, Mettili bruciano tutti in così. un punto. Questo punto lo crei tu, è un portale definitivo. Un posto tuo, che crei tu, dove questa energia, i contratti sono energia, i contratti si portano dietro entità che sono energia. Energia finta, se vuoi, ma è sempre energia, dove questa energia viene scomposta all'infinito, definitivamente. Un po' come, non lo so, un piatto di lenticchie viene scomposto in proteine vegetali e quindi aminoacidi. Dopo gli aminoacidi c'è l'atomo. Dopo l'atomo c'è l'elettrone e il protone. Fermiamoci agli aminoacidi, alle proteine. All'infinito, non, il meccanismo creativo del tuo portale è tale per cui questa scomposizione reinterviene quando i componenti di questi tuoi contratti di identità provano a riassemblarsi. Metti tutto lì dentro. Tutto significa tutti i contratti, le ampolle, gli alberi. Ok, questo lenzuolo che ho chiuso con Un fagottino. fagottino, esatto, grazie Lucio. Di A fatto chiudo. viene dietro come un lenzuolo che è tirato da una cosa che cade, come un gatto che cade dal tuo letto aggrappandosi al suo lenzuolo, tutte le entità, Anubi che digrignava i denti, il primo Zeus, il secondo era Nettuno, il putto che hai afferrato tu dalle ali e che cercava di scappare, cercava di intenerirti, mostrandosi come un cicciobello, come la tua infanzia ti suggeriva. E tu lo butti lo stesso nel portale definitivo. Il militare ibrido, tutti i tuoi dischi volanti che hai visto e non hai visto, annulli tutte le abduction, tutto il risultato delle abduction, quindi tutti i dati che poi alla fine non servono a niente, ma a loro servono. Che hanno preso studiando te, il tuo corpo mentale, eterico, subliminale, fisico ed emozionale. Tu diventi la regina del tuo gioco, colei che come in eterico toglie tutto, nel fisico può tutto. Supera i blocchi, trova il lavoro dei suoi desideri, guadagna il denaro, energia che vuole. Fa le cose che vuole fare. Mentre io parlavo, cosa è successo? C'era il portale già aperto e avevo lanciato dentro. No, questa fiamma del fagotto. L'ho fatta risucchiare dal portale, non l'ho lanciata al mio portale e io decido che la risucchio. L'ho risucchiata, l'ho chiuso. Mi metto uno ad eterno. Come lo crei? E in questo caso dal cuore faccio uscire
attraverso le mani e creo è come se fosse un cristallo, come se fosse un cristallo inizialmente. È bianco, è viola, bianco dentro, è viola, irradia del viola e del colore oro. Questo è il mio eterno, poi diventa una sfera. Mi messo questo eterno in questo posto, ma questo posto sono io, e quindi in realtà l'ho messo in me, al centro di me, e si irradia tutto il mio essere. Benissimo. Vai all'avatar. Vai a vedere se c'è ancora quel fantoccio che tira le fila di questa vita e delle tue 1156. C'è una sorta di pupazzo di pezza buttato di lato su una scrivania, è tutto spento, è come se fosse, ci fosse stato un cortocircuito. La prima Quindi volta che lo vedi? no, l'avevo già visto, mi sto chiedendo perché è ancora lì, ma Toglilo. lo prendo come se prendo tutta l'immagine come se fosse un boh, la prendo, ne faccio una palla. Apro il portale e lo risucchia fuori, chiudo il portale. Perfetto, anche qui metti in tuo ad eternum, tua creazione, lo puoi fare uguale, lo puoi fare diverso. Lo stavo facendo, questa volta più tutto bianco, ha un po' di. Questo è tutto bianco, si irradia un po' di viola. Questo è tutto bianco. Benissimo. Ania, la tua nuova frequenza. All'inizio eri 285. Quattro, cinque. Benissimo. La tua nuova consapevolezza, eri a poco più di 100. Vedo tanti numeri. Dimmi quello che ti arriva, quello più presente. Uno, tre, uno, tre, cinque. Benissimo. Numero di vite. Qua ne vedo meno. Ok, mi si ferma. 6, 8, 6, 3, 6, 8, 3, 6, 8, 5. Beh, Mi si lei, ferma. va bene, la metà.
Hai dimezzato le vite, è una cosa molto buona. Eri al 6% del cervello, a quanto sei adesso? Io vado 12. 12. Cosa puoi fare con questo 12? Te la metto così, mi viene vedere e sentire a distanza. Io posso essere da qualsiasi parte, concentrandomi, collegandomi, stando in me, posso vedere e sentire da lontano. Viene Va così. bene. Va bene. Come ti vedi da fuori? Esci dal tuo corpo, come ti vedi? No. Una sorta di puntino di scintilla di luce. Posso espandermi, posso vibrare meno, posso prendere altre forme, mi vedo come una scintilla di luce sul bianco. Lasciati un ultimo messaggio, tu a te stessa. Ani, è bello questo gioco che abbiamo fatto è bellissimo. E mi sento veramente meglio, è come se ci fossimo ricollegate come quando eri piccola, e dove in realtà c'erano tante cose dentro di te che ti rendevano felice, nonostante fuori fosse tutto veramente molto difficile. È come se fossimo tornate lì, c'è questa scintilla interiore che ci rende felici. Sono contenta che l'abbiamo fatto, lo voglio rifare altre volte. Altri viaggi di come simili a questo. Sì. Va bene. C'è ancora traccia, tipo facciamo un check di Anubi. Okay. No, Anubi, no? Vedi degli impianti eterici nel tuo corpo? Vedo qualcosa, vedo un polso, vedo qualcosa nella testa. Toglilo e nel contempo vai al cluster a vedere cosa hai dimenticato, perché per forza se lì hai tolto tutto non ci sono più impianti. Quindi se c'è ancora un impianto hai dimenticato di un'ampolla o non so cosa nel cluster. Sì, c'è qualcosa. Via tutto. Via tutto. Ok.
Ok, fatto. Rimetti un ad eternum lì nel cluster, uno nell'avatar e uno grande dentro a te stessa, che vale per tutti i tuoi cinque corpi. Ok, l'ho messo il mio, l'ho messo qua dalla testa, sopra lo faccio scendere e lo fermo più o meno all'altezza del terzo occhio. Sì. Benissimo. Agna, sei pronta a tornare? E allora disconnettiti da tutto e tutti, ascolta la mia voce. Disconnettiti da tutto e tutti. Tutto quello che abbiamo visto appartiene al passato. Non pensarci più. Preparati a tornare, ascolta la mia voce. Quando dirò 5, aprirai gli occhi e sarai al tempo presente dal quale ti sto parlando. 1. Il tuo corpo diventa sempre più leggero. Dal punto in cui preferisci al punto in cui preferisci, non della testa ai piedi, non dei piedi alla testa, dove vuoi. Generalmente più leggero 2, sempre più leggero, sempre più ricaricato, sempre più rigenerato delle eventuali energie fisiche che hai speso, sebbene tu abbia guadagnato energie eteriche in grande abbondanza, che oggi sono solo ed esclusivamente di tuo appannaggio e a tua disposizione. 3. Sei sempre più leggera, il corpo inizia quasi a illuminarsi, tu sei quasi senza peso su quella poltrona. 4 e 5, apri gli occhi. Wow! Ciao, come stai? Ciao! Posso registrare questa parte da adesso in poi? Sì. Ok. Devo fare la pipì. Ok, beh, se vuoi ci salutiamo qui. Vuoi dirmi solo in una parola com'è andata? Bene, Lucio, bene. Sta veramente bene. Mi è piaciuto tantissimo. Voglio rifarlo. Vabbè, sì. La rifacciamo. Chiudo un attimo la registrazione. Ciao Okay. A tutti, ciao Ania.